La promessa prosegue, e la settimana del 24 al 28 luglio 2023 trova al centro delle nostre riflessioni il giovane Manuel, costretto da pressioni familiari a entrare in una danza di corteggiamento con Jimena, tutto a scopo di riscattare una tremenda crisi finanziaria che attanaglia la sua famiglia. Ma prima di esplorare le possibilità del futuro, facciamo un passo indietro e ricapitoliamo la situazione. In La Promessa, vediamo che Teresa passa sempre più tempo in compagnia del barone Juan. Questa vicinanza alimenta l'inquietudine in Vias, temendo che lei possa cadere vittima delle stesse violenze che ha subito. Teresa, tuttavia, riceve dei doni dal barone e lo difende, affermando che vuole solo ringraziarla per il suo lavoro diligente. Eugenia, dopo un periodo di confusione mentale, sembra ritrovare la lucidità e ciò è attribuito alla diminuzione dei farmaci somministrati da Ana. Manuel, nel frattempo, tenta di confessare i suoi sentimenti a Diana, ma viene respinto, la barriera tra domestica e padrone pare insormontabile. Iniziamo la settimana del 24 luglio 2023 con Manuel e suo padre, Aloso, in una conversazione a cuore aperto durante una passeggiata. Aloso svela a Manuel la difficile situazione finanziaria che sta affrontando la loro famiglia. Quest'ultimo, preoccupato come tutti gli altri, si sente impotente di fronte al dramma economico. Passiamo al martedì 25 luglio 2023. Manuel continua a indagare sulla situazione finanziaria della famiglia, cercando di comprendere più dettagli. Nel frattempo, Eugenia inizia a mostrare comportamenti aggressivi verso le domestiche e altre persone, facendo considerare l'idea di rimandarla al sanatorio. Manuel, capendo la gravità della situazione, decide di affrontare direttamente Alonso per capire come potrebbe contribuire a risolvere questa crisi. Un intreccio avvincente, un'impalcatura di storie che si intrecciano come fili di un arazzo, La Promessa continua a incantare i suoi spettatori con queste trame dense e ricche di emozioni. Ci addentriamo nel cuore della settimana, il mercoledì 26 luglio 2023, e Alonso non fa mistero delle sue intenzioni verso il figlio. Espone un piano audace: Manuel dovrebbe sposare Jimena e con la sua dote, potrebbero affrontare la loro precaria situazione finanziaria. Manuel, già respinto da Ayana, si rende conto che questa mossa potrebbe essere l'unica via per salvare la sua famiglia e decide di accettare la sfida. Manuel, tuttavia, è una figura piuttosto impacciata nel gioco del corteggiamento. Si rivolge a Cruz per consigli su come avvicinarsi a Jimena. Cruz, felice della decisione di Manuel, suggerisce di fare un regalo personale a Jimena per dimostrare il suo interesse. Manuel opta per un sonaglio d'argento, un ricordo prezioso della sua infanzia, che regala a Jimena, la quale ne è entusiasta. Arriviamo al giovedì 27 luglio 2023. I marchesi notano che Manuel sta proseguendo la sua missione e Jimena sembra apprezzare le sue attenzioni. Per aiutare Manuel, decidono di invitare i duchi della Promessa per formalizzare la proposta di corteggiamento. Ayana, nel frattempo, non riesce a sopportare l'evoluzione di questa relazione, soprattutto vedendo che Manuel non è felice. Eugenia rivela a Cruz di aver parlato della sua famiglia con una certa Dolores, cosa che spaventa Cruz e la spinge a interrogare Maria Fernandez e Teresa per capire cosa possa aver detto. Il venerdì 28 luglio 2023 si presenta ricco di emozioni. Manuel si scusa con Ayana per il suo comportamento, ammettendo che quando lei si comporta in modo così razionale, gli ricorda sua madre. Nelle cucine della Promessa c'è un'aria di eccitazione per il grande giorno della proposta. Romulo e Pia cercano di allontanare Teresa dal barone, ma questi si accorge del loro piano e reagisce in modo aggressivo. Leonora sembra sconvolta e tutti cercano di aiutarla a reagire, mentre Camillo nota che qualcosa non va con Teresa, spingendo quest'ultima a confidarsi con lui. Un intreccio di trame e sotterfugi prosegue, mantenendo alto l'interesse dei suoi spettatori. Sembra che ci sia un dibattito acceso su come si evolverà la storia d'amore tra Manuel e Jimena. Credete che Manuel finirà davvero per stare con Jimena o il suo amore per Ayana sarà quello che prevale? Si accettano commenti e previsioni. Nelle puntate spagnole della Promessa, ci sono alcune anticipazioni interessanti. Jimena rivela di essere incinta, portando la trama a un nuovo livello. Tuttavia, la dolce storia d'amore tra Ayana e Manuel sembra essere destinata a finire, quando Manuel viene indotto con l'inganno a sposare Jimena. Le cose sembrano destinate a peggiorare con la scoperta della gravidanza di Jimena.
Le anticipazioni continuano, Manuel deve affrontare un dramma imprevisto, un incidente aereo che risulta in una perdita di memoria. Grazie alla complicità della famiglia dei Luian, Jimena convince Manuel che avevano una relazione prima dell'incidente e stavano per sposarsi. Nonostante l'intervento di Ayana per fermare le nozze, Manuel finisce per sposare Jimena. Ma col passare del tempo, Manuel inizia a sospettare che qualcosa non vada. Ricorda momenti felici con Ayana e si rende conto che i suoi sentimenti per la moglie sono praticamente inesistenti. Un'offerta di lavoro allettante dall'estero porta Manuel a considerare di lasciare tutto, anche sua moglie. Tuttavia, Jimena non è pronta a lasciarlo andare facilmente e rilascia una rivelazione bomba: è incinta. Nonostante alcune circostanze sospette intorno alla sua dichiarazione, Manuel sceglie di credere alla versione di Jimena. Quindi, che cosa ne pensate voi? Credete che Jimena sia davvero incinta o stia cercando di ingannare Manuel un'altra volta? Le vostre opinioni sono importanti.